Grazie a questo rigore realizzato da Lothar Matthäus a 5 minuti dal termine, l'Inter, battendo la Roma, in virtù della miglior condizione atletica evidenziata nell'ultima mezz'ora e grazie alle sostituzioni perfettamente azzeccate da Orrico, ha recuperato il punto perduto inopinatamente contro il Foggia, riproponendosi in quel ruolo da protagonista che giustamente le compete. Una gara finita sotto la pioggia e velati rancori, una gara che era altresì iniziata sotto un sole cocente e all'insegna di un rassicurante volemose bene. Targhe, abbracci e pacche sulle spalle per l'ex di turno Stefano Desideri, messo in campo quasi a sorpresa da Corrado Orrico. E proprio Desideri, dopo 2 minuti, confeziona in tandem con Klinsmann la prima e unica palla buona dell'Inter di un primo tempo da dimenticare. La Roma gioca col tridente e marca uomo, l'Inter risponde con un triangolo d'attacco formato da Berti, Matthäus e Klinsmann, in cui quest'ultimo rappresenta la boa per gli inserimenti degli altri due. La squadra di Bianchi, ancora priva di Föller, fatica a perforare una difesa nerazzurra fin troppo timorosa. Così la combinazione più pericolosa per i giallorossi arriva al 20° grazie anche all'involontaria complicità dell'arbitro Pairetto. Poco dopo la mezz'ora Andy Brenne sbaglia il primo stop di questo genere da che veste la maglia nerazzurra, giusto sottolinearlo. Al 38° Zenga esce male, propiziando una pericolosissima mischia sotto porta risolta da Ferri e Bremi in anticipo su Giannini. Si conclude così un primo tempo decisamente povero che rassicura soprattutto Pavel Saridin, tecnico del CSKA, prossimo avversario in Coppa della Roma, e José Manuel, allenatore del Boavista, che in Coppa UEFA se la vedrà con l'Inter. Per nulla presi dal pathos della gara, Matarrese e vicini socializzano nell'intervallo come vecchi buoni amici. La partita comincia a cambiare rotta e copione dal quarto d'ora della ripresa, anche in coincidenza con l'ingresso in campo di Ciocci. La Roma comunque, prima di denunciare un evidente calo, riesce a sfiorare il gol con Salzano al 20°, ma Zenga si rifà dell'uscita vuota del primo tempo. Con l'ingresso di Fontolan a fare il paio con Ciocci e l'arretramento di Matthäus, l'Inter assume la fisionomia di una vera squadra di calcio, una squadra che da prima va vicino al gol con Bremi su calcio di punizione e che quindi trova il guizzo decisivo con Ciocci, ancora lui, che viene messo giù in area da Tempestilli. Ma in effetti sì, l'ho toccato, lui stava molto bravo a buttarsi, però l'ho toccato in effetti, non è che l'avessi colpito in maniera tale da accentuare così la caduta, però l'arbitro era messo in posizione, credo buona, e ha visto questo calcio di rigore. Rigore dunque sacrosanto, trasformazione scaccia polemiche e problemi di Lothar Matthäus, ma il piccolo grande eroe di questa domenica romana è ancora lui, Massimo Ciocci, un giocatore part-time cui l'Inter sembra proprio non poter prescindere. Che sensazione si ha dover entrare così, magari nella seconda parte della gara? Qual è il segreto per mettere subito il turbo? Ah, il segreto non c'è, sicuramente a me farebbe piacere giocare dall'inizio, però il mister adesso mi dà questa possibilità, e quando mi chiama per andare dentro devo dar tutto.